Vuoi sentirti sicuro nei luoghi in cui vivi e lavori? Vuoi proteggere il tuo mondo? Installa il nostro sistema antintrusione, semplice e funzionale, completamente in italiano. Dal produttore all'installatore, un sistema senza fili, di ultima generazione. Costa meno di quello che pensi. Contattaci. Nei portici di via Roma e nei locali storici dell'ex bar o caffè Roma, caffè storico per molte generazioni di Carpegna. Qui ci sono, come abbiamo detto anche altre volte, perché qui sono già alcuni anni che inauguriamo delle mostre fotografiche, sono dei portici antecedenti al Palazzo dei Principi, quindi sono dei portici importanti, che hanno una storia molto importante per il nostro paese, per la comunità di Carpegna. E oggi siamo qui per inaugurare quindi una mostra fotografica che si intitola noi abbiamo messo 100 anni della Croce sul Sasso Simone, 1913-2013, sarebbe centenario della Croce sul Sasso Simone 1913-2013. Questa è una mostra fotografica che secondo noi è molto bella e importante, poi giudicherete voi che siete qui questa sera insieme a noi all'inaugurazione. È realizzata dal comune di Carpegna, dal comune di Sestino e dal comune di Penabilli, quindi tre comuni che gravitano attorno al Sasso Simone Simoncello, che rappresentano in definitiva tre regioni, quindi la Toscana, l'Emilia Romagna e le Marche. E in collaborazione con l'ente parco Sasso Simone Simoncello, che qui è rappresentato dal direttore Gianfranco Soriani, e lo ringraziamo che sia con noi questa sera. Tanto abita qui sopra, quindi ha fatto poca fatica a scendere e a raggiungersi. Abita alla porta conseguente, successiva. Dicevo prima che poi ci sono chiaramente tanti patrocini in questa mostra, no? Tante associazioni che hanno patrocinato questa mostra, quindi poi magari enuncerà meglio il curatore della mostra, che è Giancarlo Renzi, che è l'ex sindaco di Sestino, che chiamerei qui con noi, avremo piacere di averlo qui. Anzi, gli facciamo subito un applauso perché è il curatore della mostra, quello che ci ha messo l'anima, come al solito. È una persona conosciuta, che conoscete tutti voi per la sua competenza, ma anche per la sua grande passione. E poi è molto apprezzabile perché ha un carattere mite e gentile, e di questi tempi non è facile trovare una persona serena come Giancarlo Renzi. Nonostante i problemi, perché è una mostra realizzata un po' di corsa con le risorse sempre al limite. E qui abbiamo detto che abbiamo, poi sono breve perché passo la parola a molti intervenuti, è una sede dove abbiamo già realizzato molte altre mostre. Ricordo una mostra sempre sul Sasso Simone, si intitolava Sui sentieri del Sasso Simone Simoncello, una mostra fotografica molto bella con il Sasso Simone nelle quattro stagioni, di Ido Rinaldi e la moglie, una mostra sul viaggio, una mostra di fotografica sulle donne nel mondo molto apprezzata, e l'anno scorso una mostra del nostro scultore di Carpegna, che è Andrea Chiarabini, che anche quest'anno, una mostra che ha avuto un grande successo, e quest'anno Andrea Chiarabini sta già realizzando. È già aperta una mostra proprio a Sestino che fa parte dell'insieme delle manifestazioni di questo centenario. La mostra di Chiarabini, questa mostra fotografica, e poi ne parleranno i sindaci, un'iniziativa per l'11 agosto molto importante. E Andrea Chiarabini, tra l'altro, è l'autore del logo di tutte le iniziative, di tutto il programma che raccoglie le iniziative. E tra l'altro all'interno ci sarà una sua scultura illuminata molto bella, secondo noi, che potete giudicare, e poi c'è anche l'immagine di una scultura che andrà all'ONU. Quindi, siccome Andrea Chiarabini è qui, gli facciamo un applauso anche a lui perché è qui con noi, che sta realizzando la mostra, quindi andate a visitarla, la mostra di Andrea Chiarabini, uno degli artisti più importanti del Montefeltro in questo periodo. Dicevo che questa è una bella mostra sulla croce del Sasso Simone, ma anche su tutte le funzioni religiose, ma anche su tutte le feste, le cerimonie, i divertimenti, perché per i quattro comuni, perché c'è anche Pian di Mileto, direi, no? Che gravitano attorno al Sasso Simone, cioè il Sasso Simone e Simoncello sono proprio dei punti di riferimento per tante iniziative, no? Sia estive che invernali. E di Renzi Giancarlo ho già detto, quindi della sua competenza lo ringraziamo. Allora, sono qui con noi anche Vittorio Lombardi, che è il nostro storico del Montefeltro, grande, competente ed esperto, che ci fa il regalo oggi di fare una piccola relazione sul Sasso Simone Simoncello, un piccolo discorso, perché quest'anno, come avete visto, siccome la mostra fa parte di Cultura d'Estate 2013, che è fatta di tante iniziative, concerti, mostre, incontri, abbiamo presentazioni di libri, e Vittorio Lombardi era il punto di riferimento, no, sindaco, di Cultura d'Estate, perché il 14 agosto, nella sala del Consiglio Comunale, ormai da alcuni anni,
faceva una conferenza molto seguita e molto apprezzata, e quest'anno per vari motivi non siamo riusciti a realizzarla, però oggi è qui con noi e quindi lo ringraziamo. E quindi un applauso a Vittorio Lombardi, perché Vittorio Lombardi non ne ha bisogno, ma gli applausi fa sempre piacere, perché è un fuoriclasse di Carpegna, del Montefeltro e delle Marche. E poi è con noi il sindaco di Sestino, e poi dopo presenterà bene anche Angelo Francioni, il nostro sindaco. E Vittorio Lombardi poi ha scritto anche una parte del libro che potrete anche prendere da acquistare, che contempla proprio tutta la mostra. Vi volevo solo ricordare due appuntamenti e poi diamo la parola a tutti gli altri. Appuntamenti che sono per domani sera, con un bellissimo concerto di musica classica qui in piazza con un quintetto di sax, Rossini Quintet Street, dove c'è anche il nostro Marco Cervellini e Daniele Mancini. Faranno una serata che va dalla classica al jazz, quindi una bellissima serata, partecipate alle 21.30. Poi ci sono altre iniziative, vedrete poi il programma all'interno. Ora, pochi ringraziamenti. Innanzitutto a Mirko Ruggeri per l'aiuto che ci dà sulla luce e anche per il rinfresco, perché ci porterà, non so se è già arrivato, una focaccia genovese calda, quindi fatta da una cuoca che è genovese, quindi lo ringraziamo. A Smargiassi, signor Smargiassi, che è il titolare del Bar Roma, che ci offre la possibilità di fare tutti gli anni questa mostra, ai dipendenti comunali, alla Proloco, che è sempre importante, Franco Lazzaretti, anche lui molto importante, poi due ringraziamenti speciali all'assessore, il mio collega alle attività produttive, che è Antonio Baldani, che lavora sempre tantissimo, oltre che con creatività, ma è un genio dell'elettricità e della pratica, e quindi gli facciamo un applauso a Antonio Baldani, che ha lavorato fino a un minuto fa sudando e sudando molto. E poi c'è un altro fuoriclasse che senza di lui, insieme senza Antonio, non potremmo fare queste cose, che è Angelo Bravi, che è un nostro concittadino, musicista, e che anche lui è un grande esperto ed è fondamentale per la mostra. Un applauso ad Angelo, che è fondamentale. E poi grazie Angelo, perché veramente quest'anno siamo arrivati un po' in tempi ristretti, quindi abbiamo lavorato in modo molto veloce, un po' troppo anche. E poi facciamo un saluto a una nuova televisione del Montefeltro, che è Telegian, che è qui con noi. Facciamogli un applauso, sono dei ragazzi, dei giovani di Casilina, che abbiamo preferito chiamare loro oggi a documentarlo, perché è una televisione solo su internet, che assieme a Tele 2000, una storica televisione del Montefeltro, noi gli auguriamo, come Tele 2000, di continuare e di documentare il Montefeltro, che è tanto, è ricchissimo di iniziative, no? Come vedete su Tele 2000, ma anche andate su internet per vedere Tele Gianna, anche per vedere questa inaugurazione. E ho ringraziato tutti, e tutte le signore che aiutano poi per il buffet, le ringraziamo. E abbiamo detto, per chiudere, che la mostra fa parte di una serie di iniziative che arrivano proprio nel loro apice per l'11 agosto, questa bellissima giornata. Partiamo tutti insieme con un programma dalla Cantoniera per arrivare al Sasso Simone alle 11 per un'iniziativa che riguarda proprio, celebriamo proprio il centenario della croce del Sasso Simone, del posizionamento, quindi picnic, ci sarà la messa e ci saranno altre iniziative, quindi vi invitiamo, e fate passaparola, no, sindaco, perché va pubblicizzata questa iniziativa, perché è il coronamento di tutto. E per chiudere, questa mostra secondo noi vuole rappresentare anche la possibilità di Carpegna, che come avete visto ha la bandiera trasparente, quindi il turismo della salute, benissimo, turismo ambientale che è storico, turismo sportivo, ma anche recuperare il turismo culturale che è, secondo noi, assieme a quello ambientale della salute, il turismo del futuro. Io quindi vi auguro una buona mostra e anche una buona estate, grazie. Grazie, allora io darei la parola al curatore della mostra, che è Giancarlo Renzi, ex sindaco di Sestino, grande esperto del Montefeltro, persona appassionata e fondamentale per tutte le iniziative di questo centenario. Quindi la parola a Giancarlo Renzi, curatore della mostra che stiamo per inaugurare. Grazie, grazie e buonasera a tutti. Ma io non sono quel personaggio che avete ascoltato dall'assessore. Ho curato la mostra perché ci siamo trovati più volte, sia a Carpegna, sia a Penabilli, sia a Sestino, e devo ringraziare quindi non soltanto gli enti, ma anche i privati che hanno messo a disposizione
quello che loro avevano, perché se non si tirano fuori dai cassetti le memorie, se non si tirano fuori dai cassetti le fotografie, le immagini, magari sbiadite d'un tempo, ecco che non avremo la possibilità oggi di percorrere questi 100 anni. Abbiamo un'occasione quindi straordinaria, perché si può dire che il centesimo dell'annus è sempre un giubileo, cioè è sempre un giorno di festa, o meglio un periodo di festa. Ed è anche per noi, lo abbiamo sentito anche adesso dall'assessore, perché? Perché significa tornare a riscoprire alcune bellezze, anzi forse la bellezza centrale del Montefeltro, quel luogo, i Sassi di Simone Simoncello, che fanno un pochino da guida a coloro che passano sulle vette dell'Appennino, e non soltanto sulle vette dell'Appennino. Quest'anno c'è un triplice momento di condivisione, perché oltre ai 100 anni della consacrazione della croce, eretta nel 1912 ma consacrata nel 1913, ricorre anche quest'anno l'anno costantiniano, e fu fatta per l'allora anno costantiniano. Non solo, ma quest'anno ricorre anche l'anno della fede. Vedete quindi che c'è un insieme di attività culturali e formative intorno anche ad una mostra che tutto sommato non è una grande mostra, però rappresenta un po' il cuore e la testimonianza di quello che hanno fatto i nostri anziani, quelli che hanno continuato a fare poi successivamente i loro discendenti, quelli che hanno fatto, quelli che sono venuti subito prima di noi, e quello che poi abbiamo incominciato a fare noi, nella speranza, anzi nella consapevolezza senz'altro, che dopo di noi continuerà. Perché? Perché il Sasso di Simone non è soltanto una bellezza che si deve ammirare, è un patrimonio che si deve valorizzare. E cito soltanto una cosa: subito dopo la guerra, nell'ambito delle distruzioni e dopo tanti morti che erano avvenuti anche nei nostri territori, una lettera ufficiale da parte delle prefetture andava a dire a tutti i comuni: guardate, nonostante tutto e nel momento in cui si fa la ricostruzione dell'Italia, cercate di salvare la bellezza del territorio. Pensate un momento, noi siamo eredi di una cultura che anche nei momenti in cui l'umanità soffre deve trovare, come dire, la forza per riconoscere questa cultura e per investire su questa cultura. La mostra, e qui chiudo un pochino perché altrimenti la farei troppo lunga, e scusatemi, la mostra si può leggere in tanti modi. Intanto è una specie di passeggiata storica attraverso le immagini. Non soltanto, ma se noi guardiamo bene queste immagini vediamo anche che c'è una cultura che si trasforma. La cultura, perché se noi vediamo i personaggi che nel 1913, poi nel 22, 23, 27 andavano sulla festa del Sasso, erano persone che veramente si vestivano a festa, andavano in doppio petto, avevano la cravatta, andavano su con il clarinetto, perché la festa, e la festa in questo caso la festa del Sasso, era qualcosa che indubbiamente segnava la settimana dell'uomo anche lavoratore. Non solo, un altro aspetto che si può ammirare, e poi mi fermo, è la trasformazione del territorio. Da un territorio molto coltivato a un territorio spogliato, ad un territorio che adesso si vede di nuovo rivitalizzato, almeno negli aspetti naturalistici più importanti. Non è un punto di arrivo, direi, la celebrazione del centesimo. Io mi auguro che sia di nuovo un punto di partenza. Negli anni 90 e anche successivamente abbiamo fatto più incontri qui a Carpegna. Siamo partiti da Carpegna e dopo Carpegna sono venuti dei progetti importanti. Alcuni sono rimasti nel cassetto, poi si sono trasformati in progetti parco, in progetti riserva. Altri si sono trasformati però, ecco, in un'attrazione importante, in programmi importanti per la valorizzazione turistica. Noi dobbiamo, scusate la mia voce, salvare la croce, perché se non si interviene non riusciamo a salvare la croce. Secondo, uno dei progetti che anche Giorgio Spini e anche Tonino Guerra, insieme a tutti gli storici del Montefeltro, senza i quali, e in primis Vittorio Lombardi, non avremmo potuto fare quello che è stato fatto, hanno immaginato di recuperare l'utopia, il Sasso di Simone Simoncello come l'utopia degli uomini che vogliono guardare al futuro, altri progetti che possono essere fatti. Grazie intanto che siate venuti. Grazie.
Grazie al dottor Giancarlo Renzi, come ho detto prima, sempre competente e appassionato e anche con questo eloquio ottimo e con grande passione, quindi si sente proprio dalle sue corde. Io chiederei di fare un saluto anche al presidente dell'ente parco Sasso Simone Simoncello, al direttore, presidente non lo vorrebbe mai fare, al direttore dell'ente parco Sasso Simone Simoncello, Gianfranco Soriani, che l'ente parco ha collaborato molto per la realizzazione di questa iniziativa. Cercherò di essere rapido, prima di tutto salutare tutti e invitarvi perché domenica 11 c'è il centenario della Croce, la messa solenne cantata, ma prima in avvicinamento ci sono tre splendide escursioni organizzate dal parco che partono una da Carpegna dalla Cantoniera, una da Pennabilli da Miratoio e una da Sestino da Casa del Re. Quindi come vedete da tre regioni diverse, tre partenze diverse che raggiungono il Sasso di Simone che è un po' il simbolo del Montefeltro, il centro del Montefeltro. Tra l'altro una notizia, forse parlo anticipando forse il commissario straordinario del parco perché come sapete il sindaco di Carpegna è anche il commissario straordinario del parco da circa sei mesi. Il parco è diventato brevissimamente da martedì è diventato interregionale, il primo parco interregionale d'Italia che è un evento molto importante, il primo parco interregionale d'Italia, no? La possibilità c'era sin dal 1991 ma non era mai riuscito nessun ente a diventare interregionale, nessun ente parco a diventare interregionale per grandissime difficoltà, mentre il Sasso Simone è riuscito a diventare interregionale e questo dobbiamo dire per il gran merito del commissario che sei mesi fa quando si è insediato ha avuto come obiettivo quello di raggiungere questo fine che all'epoca a gennaio ricordo sembrava molto, molto difficile, molto di là da venire, anzi forse quasi naufragato, invece con un grande lavoro è riuscito a portare a casa questo grandissimo risultato. Ed oggi qui possiamo, dopo due giorni dall'ufficialità, a riunire le due regioni e con la speranza di diventare tre regioni in un parco interregionale allargato alla prima iniziativa che si organizza insieme, quindi Carpegna, Pennabilli e Sestino, quindi le tre regioni, in una splendida iniziativa che unisce delle caratteristiche salienti del nostro territorio e soprattutto del Sasso di Simone, la natura, ovviamente rappresentata dal parco, ma anche la religione. La croce, ma l'abbazia benedettina che in precedenza era stata edificata e quindi unisce una giornata di unione. Io ringrazio e vi rinnovo l'invito a partecipare alle tre splendide escursioni che partiranno alle 8:30 e 9 dalla Cantoniera, da Miratoio e da Casa del Re per raggiungere la sommità del Sasso domenica 11. Grazie. Un applauso al direttore del parco Gianfranco Soriani. Ora diamo la parola e grazie Gianfranco per tutta la collaborazione al sindaco di Sestino Elbo Donati che ci fa un saluto anche lui alla nostra iniziativa. Grazie, buonasera a tutti. Siamo qui in questo giorno, l'inaugurazione della mostra l'abbiamo fatta a Sestino perché siamo partiti in un percorso di zona, Sestino, Pennabilli per ultimare a Carpegna, che era giusto nel momento in cui avete più turisti portare questo evento nel vostro territorio. Abbiamo creduto tutti insieme, lavorando i tre comuni, di unire le forze per cercare di valorizzare il nostro territorio, perché è vero, siamo tre comuni, tre province, tre regioni, ma viviamo tutti nell'ambito di qualche chilometro, quindi per noi è molto importante che questo sia l'inizio veramente di una collaborazione e speriamo veramente che questo discorso del parco interregionale possiamo arrivare anche noi. Le prerogative ci sono anche da parte della provincia di Arezzo che è il gestore della riserva, noi siamo riserva, voi ora siete parco, speriamo di poter raggiungere questo obiettivo nell'interesse dei nostri territori, delle nostre attività e della nostra comunità. Quindi la mostra è molto bella, vi invito a vederla, a passare parola anche con amici e conoscenti perché noi l'abbiamo già vissuta, quindi dico molto 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 interessante.
e poi, come senza dilungarmi, ricordatevi di domenica prossima. Grazie a tutti, io sono molto breve, lascerei la parola a chi ne sa più di me. Grazie al sindaco di Sestino. E allora a questo punto darei la parola al nostro storico, a Vittorio Lombardi, che ringraziamo di essere qui con noi, di farci il regalo di intervenire a questa inaugurazione della mostra. Io non sono un'autorità attuale, neanche uno storico probabilmente, però come ben ricorderà Giancarlo Renzi, con una patente di pergamena del 2001 io sono stato nominato uno dei priori della comunità e della città del Sasso, di quella che non esiste più evidentemente. In questo senso ringrazio Renzi e quindi mi ritengo a buon diritto presente in questa manifestazione. Renzi con questa mostra ha dato un esempio a tutti di che cosa si deve intendere per cultura, ma non solo con questa mostra, con le decine e decine di pubblicazioni che dal 1970 lui ha promosso, alle quali io ho collaborato, in convegni, conferenze e quant'altro, e mostre. La cultura non si deve esaurire in una mostra, la cultura o in un convegno deve trasformarsi, codificarsi in una pubblicazione che tramandi nel tempo e nello spazio quello che poi 20, 30, 50, 100 persone vedranno e tutte le altre che avrebbero voluto, potuto vedere. Cioè, questo è un esempio che Renzi ha dato con decine di pubblicazioni, di cui questa è, diciamo, l'ultima. Prendo lo spunto per parlare non della storia del Sasso Simone, perché quando Renzi mi ha interpellato e mi ha detto: tu mi fai due colonne per 15 milioni di anni in due colonne, e io ho fatto la sintesi già, quindi, della storia del Sasso, ed è pubblicata in questo libro, in questo catalogo della mostra, si chiama. Dalle presentazioni di Renzi di questo catalogo io prendo lo spunto, perché non parlerò della storia del Sasso, impensabile, prendo lo spunto invece per parlare della storia di quando al Sasso non ci andava nessuno. Vale a dire, Renzi dice, dal 1960 al 2000 il Sasso è rimasto privo delle cerimonie religiose e privo delle feste reali. Ora, dovete tener conto di una cosa: io fin da bambino ho sempre girato alla ricerca di fossili, quindi il Sasso per me rappresentava un terreno ideale di ricerca. Capita che nel 1955-56 si apre l'albergo della Cantoniera. All'albergo della Cantoniera, della Maria Onofri, dall'albergo parte una telefonata per Eros Belfortini, che era presidente della Proloco. Dice: c'è un signore qui che sa tutto su Sasso Simone, ma non può andarci perché è vecchio, ha la barba bianca, eccetera. Mi sembra un signore molto distinto. Dice: c'è qualcuno che conosce, che gli può far visitare il Sasso Simone raccontandoglielo di come è attualmente? Eros e io partiamo, andiamo alla Cantoniera, parliamo con questo signore, sapeva tutto il Sasso Simone, io non sapevo niente perché ero ancora uno studentello, nessuno sapeva niente, e Giancarlo me lo conferma negli anni 50, la vera storia del Sasso Simone. Questo signore era il più grande storico, anche se contestato, dell'Italia tra gli anni 20 e gli anni 40, e si chiamava Gioacchino Volpe, tu conosci bene, e lui aveva tutte queste notizie tramite gli amici suoi di Firenze. Da lì è nato il gusto della storia, di riscoprire man mano la storia del Sasso Simone. Ora, in quell'epoca al Sasso Simone non ci andava nessuno. Io spesso andavo su, facevo le mie perlustrazioni, eccetera. Ci andavano solo i cacciatori. Allora è capitato il caso di una volta di un cacciatore di Carpegna, il quale col cane ha scovato la lepre. Il cane insegue la lepre, il Sasso Simone fatto di roccia strapiombo per
200 metri, la lepre non si è vista, diciamo, protetta da niente, da nessun luogo di uscire, la lepre salta nel burrone e il cane dietro. Tonino Amadei, il amico che era il cacciatore, scende, dice lui, per il passo della strega. Ora, il passo della strega, a me che giravo il sasso, oggi come oggi, e anche negli anni precedenti, poco tempo fa, io non lo sapevo, non l'ho mai saputo. Abbiamo avuto una contestazione di pochi anni fa con amici che sostengono, fra cui Tigli, fra cui anche mio fratello, dice no, c'era il sentiero che si chiamava il passo della strega, che adesso è franato, e mi indicano il punto esatto dove è franato. Allora, il passo della strega io non lo conosco, non lo ricordo, se loro lo ricordano, le persone anziane ricordano solo le cose passate, vuol dire che io sono giovane, questa è la morale della favola. Vorrei chiudere solamente ricordando altri piccoli particolari che mi ero segnato, perché poi quando si andava sul sasso c'era una... personaggio di Sestino, c'era Pio che si chiamava di cognome Marini, il quale come me ha riscoperto il sasso e ci si incontrava al Sasso Simone alla mattina presto, loro dormivano lassù, io arrivavo spesso con una sete che non vi dico e chiedevo dell'acqua. E loro avevano la fiasca dell'acqua, c'era scritto acqua davanti e dietro c'era scritto vite. Pio Marini era stato un personaggio eccezionale, è stato anche è ricordato, visto anche nel libro, ricordato, per cui tra le tante cose che posso dirvi, e avrei tanti altri ricordi da narrarvi, ma per questi altri, se vi volete sapere, venite alla prossima mostra del prossimo centenario, che io sarò qui e voi pure. Grazie Vittorio, sempre così interessante per noi, poi di Carpegna in particolare, questi aneddoti sono sempre importanti, quindi grazie Vittorio della tua presenza e del tuo entusiasmo e del tuo amore per il Montefeltro. Io ho chiesto prima a Chiara Bini, a nostro Andrea, di parlare del logo che ha fatto lui, però lui preferisce che lo vediate e lo apprezziate per quanto vostro, perché c'è anche una spiegazione dentro la mostra, e gli artisti sono anche così. In più invece adesso darei la parola al nostro sindaco e ad Angelo Francioni per un saluto e una conclusione di questa piccola iniziativa, e poi andremo a vedere finalmente la nostra mostra. La parola al sindaco di Carpegna, Angelo Francioni. Grazie Luca, buonasera a tutti. Io, come vedete, ho bisogno sempre dei miei appunti, no? Perché non riesco, loro sono molto più bravi di me. Che ti scrivi? Pur correndomi l'obbligo di fare alcuni ringraziamenti, vorrei prima condividere con voi alcune considerazioni su questo evento e su quello che attendiamo di festeggiare domenica 11 agosto, giorno in cui celebreremo in maniera solenne il centenario dell'innalzamento della croce del Sasso Simone, 1913-2013. La mostra fotografica che inaugureremo, come ci è stato appena illustrato, ripercorre la storia di questa terra e l'importanza che per il nostro quotidiano scorrere dei giorni e degli anni i sassi di Simone e Simoncello hanno sempre ricoperto. Il sasso, per noi di Carpegna, è la nostra stella polare. Quando camminiamo e quando cominciamo ad intravederlo tornando da un viaggio, allora ecco ci risentiamo a casa. Quando il mattino apriamo le finestre, se possiamo guardiamo il sasso, interrogandoci su come sarà il tempo, ed è sempre il sasso che con i suoi colori segna lo scorrere delle stagioni, e noi, anno dopo anno, ogni volta con rinnovato stupore, lo ammiriamo vestito dei colori dell'autunno, lo vediamo scintillare coperto di galaverna o immerso nel verde come in questi giorni. Sul sasso continuiamo a scorrere generazioni e generazioni,
che dopo un'escursione, una grigliata, una nottata in tenda sono pervase dal fascino di questo luogo e non riescono ad allontanarsene se non ripresentandosi di tornarci di nuovo. Domenica 11 agosto il Sasso Simone sarà il protagonista assoluto di una giornata di festa alle quali parteciperanno i comuni di Carpegna, Penapilli e Sestino e conseguentemente le regioni Marche, Emilia Romagna e Toscana, oltre al parco del Sasso Simone Simoncello, da pochi giorni parco interregionale, come poi ci ha ricordato, mi hai anticipato qualche minuto prima, Gianfranco Sogliani, direttore del parco stesso. Questa commemorazione, al di là del momento di festa, rappresenta un convergere di energie che offre spunto ad un'opportunità per condividere risorse ed azioni solidali. In una parola, fare sistema. Fare sistema è una locuzione moderna dei nostri tempi, ma di fatto è qualcosa che appartiene da sempre alla cultura della nostra gente, quando i nostri avi condividevano e tramandavano la loro saggezza e la loro sapienza sul lavoro dei campi, sulla tutela dell'ambiente, e di fatto ciò loro inconsapevolmente facevano sistema. Ed oggi noi abbiamo l'obbligo di non disperdere questa cultura, ma di riprenderla con forza. Vorrei ringraziare il signor Renzi Giancarlo, già sindaco del comune di Sestino, che è stato l'ideatore e il promotore instancabile della manifestazione realizzata solo grazie alla sua tenacia e alla sua passione. Grazie Giancarlo. Un grazie all'amico Francesco Vittorio Lombardi per la sua cultura e la sua conoscenza storica e soprattutto per l'amore per questa nostra terra che affiora in ogni suo scritto. Grazie Vittorio. Ringrazio i colleghi sindaci di Penapilli e Sestino che è qui presente, il comandante del poligono militare, tenente Francesco Corallo. Il parco interregionale del Sasso Simone Simoncello nella sua persona e del dottor Gianfranco Soriani. L'artista Andrea Chiaravini, ideatore del logo del centenario dell'inaugurazione della croce sul Sasso Simone, l'assessore alla cultura del comune di Carpegna, dottor Luca Pasquini, e l'assessore Valdani Antonio, il personale comunale e tutti i volontari che si sono adoperati per l'allestimento della mostra. Nel salutarvi, invito tutti domenica 11 agosto alla messa solenne che verrà celebrata sulla sommità del Sasso Simone per questa giornata che sicuramente rimarrà nella storia, nella nostra memoria e diventerà parte della storia recente del nostro Sasso Simone. Grazie e buona mostra a tutti. Grazie ad Angelo Francioni, al sindaco, siamo alla conclusione. Entreremo ad osservare la mostra, chiediamo di fare passaparola per venirla a vedere. Ringraziamo tutti coloro che si sono organizzati per il buffet, perché ci sarà un buffet molto carino con delle cose fatte in casa, con dei bignè, con delle crostate, quindi vedo che vi state avvicinando sempre di più, quindi resterete perché facciamo un brindisi insieme. Ora volevo anche ringraziare un nostro amico che è William Agostini, che è qui, perché ha contribuito anche lui alla mostra, perché ha dato delle foto, ha dato dei suggerimenti e poi è un grande amante del Sasso che l'ha conosciuto e scoperto in tutti i modi. A cavallo abbiamo fatto tantissime serate e nottate insieme, purtroppo qualche anno fa, quando si faceva l'università, quando non si lavorava ancora, eravamo un po' più spensierati, quindi lo stimolo è quello di ritornare a dormire al Sasso Simone, che è un'esperienza veramente eccezionale, no Angelo? Oltre che la passeggiata e la camminata, cioè dormire e svegliarsi al Sasso Simone è un'esperienza, sembra di stare fuori dal mondo, di stare sulla luna. Dopo si era anche un pochino d'acqua, quindi abbiamo fatto anche 3-4 giorni, perché sennò senza acqua era un po' fatica anche per l'igiene personale, quindi abbiamo da una notte siamo passati a 4-5 notti, è stato bellissimo. Facciamo un applauso a William Agostini, che è un vero amante del Sasso. E poi anche Angelo Francioni, non l'ha detto nessuno, ma è stato molto importante, perché quando gli è nata l'idea del nostro sindaco, l'ex sindaco Renzi, l'abbiamo preso un po' la spicciolata, ognuno ha i suoi impegni, invece Angelo l'ha preso proprio a petto, ha partecipato lui a tutte le riunioni e quindi ci relazionava anche a me come assessorato alla cultura, ma io ero impegnato nel mio lavoro come ambulatorio, quindi facevo fatica. Quindi lo ringrazio ad Angelo per l'entusiasmo per questa mostra. Ultimo ringraziamento a Francesco Francioni dell'azienda Tecnocavi, una nostra azienda importante di Carpegna, di illuminazioni e di illuminazione a LED in particolare, che ha fatto già altre iniziative per il paese. Lo ringraziamo perché ha donato una parte dell'illuminazione della nostra mostra.
E ultima cosa, vi invito ad acquistare il libro perché è molto bello, è un libro piccolo, semplice ma fatto bene, con delle belle foto, dei bei interventi, anche perché è anche un modo per contribuire un po' a questa, alle spese di una mostra, perché sapete, qui non è che ci stiamo a piangere addosso, noi le iniziative le continuiamo a fare, però che non ci siano veramente un euro è proprio vero, no? Quindi anzi abbiamo tirato fuori qualcosa noi, lo dico perché la televisione lo devono sapere, no? Abbiamo comprato noi molte cose che sono in questa mostra, noi amministratori, noi amici, quindi bisogna sapere. Allora, il libro, che costa 8 euro, è un libro che serve anche a noi, una piccola parte che rimane all'organizzazione per l'affitto dello stabile, per alcune spese che abbiamo. Bisogna dire che la cultura, che non è vero come diceva qualcuno qualche anno fa che non si mangia con la cultura, diceva prova a fare un panino con la Divina Commedia, lo fai il panino con la Divina Commedia, perché ci fanno tante risorse, c'è gente che ci lavora, è uno spettacolo, quindi con la cultura si fa anche economia, però ci vogliono un minimo di risorse di base, perché sennò non si riesce a fare niente. È un appello accorato, adesso ieri vedo che il governo ha approvato un decreto cultura, speriamo che non siano le solite cose che arrivano solo agli Uffizi a Pompei e non da noi o nel Montefeltro, nel nostro comune. Questo mi sembrava di fare una sottolineatura un po' politica, ma è necessario, perché ci riempiamo molto la bocca di cultura e di turismo, poi andiamo a vedere i bilanci comunali o i bilanci provinciali e non c'è quasi niente. Quindi questa scusa sindaco, ho voluto farlo perché devono sapere tutti i cittadini cosa vuol dire organizzare una mostra, sono alcune centinaia di euro di spese minimo, quindi vi chiedo di contribuire, di acquistare il libro. Ora a questo punto noi diciamo di inauguriamo, quindi possiamo dichiarare aperta la nostra mostra 100 anni, centenario della croce del sul sasso Simone Simoncello. Al centenario dell'inaugurazione della croce sul sasso Simone Simoncello siamo con Andrea Chiaravini, alias Andrea da Montefeltro, che per questa occasione ha disegnato il logo, il simbolo. Ma partiamo, Andrea, da quest'opera, un'opera realizzata con della pietra di Miratoio, di Sevi, pietra appunto in arenaria, scolpita. Viene realizzata totalmente a mano con le antiche tecniche appunto di scultura, e la pietra è una pietra di Miratoio, appunto, che si trova dietro il sasso Simone Simoncello, e quindi è una pietra del Montefeltro, quindi si associa al simbolismo del centenario della croce. Questa è un'opera che dal titolo Il fiore d'aurora, quindi associa questa associazione della luce come se fosse un'aurora, però portandola quindi al Montefeltro, quindi con la pietra. È una tecnologia a nano LED che viene appunto promossa dall'azienda, che viene a associare appunto questa arte antica della pietra all'arte contemporanea dell'epoca, quindi del luce. Ecco Andrea, tu stai allestendo una mostra a Frontino, a Sestino. Ecco, quindi parlaci delle tue opere, ricordiamo dove è la mostra per poi arrivare al logo del centenario. Allora, la mostra si terrà fino al 18 agosto. Io sarò presente sabato e domenica per l'illustrazione di tutte quante le opere. Sono presenti su 35 opere, tutte quante realizzate sulla pietra arenaria del Montefeltro, e sono presenti nella pieve di San Pancrazio a Sestino. In associazione a questa c'è il museo che potete visitare, appunto, il Museo Romano, e tutto gratuitamente appunto fino sul periodo estivo. La mostra contiene due opere importanti, in quanto uno dovrebbe essere, diciamo, associata anche prossimamente all'invio agli Uffizi, mentre una seconda opera, che è presente anche in un'immagine qui a fianco, è un'opera che verrà inviata alla sede dell'ONU di New York, che quindi viene esposta in anticipo proprio qui in questa mostra. Avrete inoltre modo di visionare quella che è l'immagine dell'opera La Croce dell'Apocalisse, che è stata donata al Papa quando è venuto qui in visita appunto pastorale della diocesi del Montefeltro e San Marino. Beh, complimenti, grande soddisfazione. Ora illustraci quello che è il logo del centenario. Allora, il logo del centenario fa riferimento appunto a quello che è il sasso, però quindi fa riferimento a un sole, che però non è il consueto sole associato al Simone Simoncello, ma è un sole associato proprio anche al simbolo appunto del Papa Francesco, nella quale è rappresentato quindi due sassi che contornano come se fossero una sorta di corona, e all'apice questa croce che governa tutta la valle, ma soprattutto è come se formasse, diciamo, una sorta di linea dell'orizzonte, come a voler guidare, diciamo, le terre che stanno a fianco. Intorno al logo è presente, diciamo, la presenza di animali
ripresi da uno stemma etrusco, e questo a voler simboleggiare non solo l'unione con un passato presente nel territorio, ma voler mettere in evidenza come questi animali associano anche il passaggio di San Francesco proprio nella nostra zona. Giancarlo Renzi, curatore di questa magnifica mostra che celebra il centenario dell'inaugurazione della Sacra Croce del Sasso Simone e Simoncelli. Mostra riuscitissima, adesso poi solo l'inizio, una grande emozione. È stata un'emozione anche per me, oggi soprattutto a Carpegna, vedere tutto questo entusiasmo per la mostra che appunto ricorda i 100 anni dell'inaugurazione del Sasso Simone. Più che ricordare, direi che accompagna la vita di questi ultimi 100 anni. Questo grazie anche alla collaborazione di molti privati, oltre che degli enti, che hanno messo a disposizione quanto avevano ancora in casa di immagini antiche e vecchie, fino ai giorni nostri, perché abbiamo cercato di dare un pochino il senso di come si sono trasformate le cose nel nostro mondo, come era prima la festa del Sasso di Simone, cosa è oggi il Sasso di Simone e la festa, cose quasi completamente diverse. E non a caso, uno degli aspetti importanti e nuovi di questo centesimo anno è il ritorno della messa ai piedi della croce, cosa che non veniva più fatta da molti anni, anzi era stata proibita, perché tra le tante cose che si dicevano e si facevano, non soltanto prima si raccontava che c'erano i cosiddetti mali angelici, ma poi dopo la guerra ovviamente qualche bicchiere di vino in più si beveva, qualche bustina qualche volta si scappava, e quindi si pensava che fosse più una dissacrazione che una consacrazione. Gli uomini passano le stagioni e i linguaggi cambiano ancora. Oggi siamo di nuovo comunque a un punto cruciale, direi. Lo dimostra un po' anche questa mostra. C'è un rinnovato interesse per il Sasso di Simone, non da oggi basta, ma l'interesse non può essere soltanto quello di costruire nuove passeggiate e portare turismo. Significa valorizzare in più modi questo che è uno scrigno che racchiude esperienze storiche, esperienze della fede che diciamo ai benedettini. E pensavo una cosa, una volta c'era sul Sasso di Simone ben tre chiese, e con un'opera d'arte che poi è scomparsa, ma che era di un autore importante. Ecco, dobbiamo pensare a questi 100 anni per avere davanti una nuova stagione di progresso e di valorizzazione di questo punto che è a contatto di tre regioni e ci pone oggi un problema diverso rispetto al passato, che è quello di collaborare insieme, di fare, come è stato detto e come si dice spesso, sistema, cioè essere solidari tra gente, politiche solidari, solidari per il bene dei nostri cittadini. Grazie a voi. Il dottor Luca Pasquini, assessore alla cultura nel comune di Carpegna, cultura d'estate, non edizione, edizione 2013, un altro grande successo, un altro grande evento. Siamo qua, questa mostra, 100 anni della croce del Sasso Simone Simoncelli. Sì, grazie intanto della possibilità di dare visibilità alle nostre iniziative dell'Alto Montefeltro. Carpegna è un paese turistico che rimane un paese turistico importante, anche se c'è una crisi, però noi riusciamo anche a tenere bene come numeri, anzi forse speriamo, adesso faremo le valutazioni a fine stagione, ma proprio per la difficoltà economica di fare lunghi viaggi, per il grande caldo, stiamo registrando un aumento in questi giorni dopo un inizio difficile quest'estate. E Cultura d'Estate è una serie di iniziative parallela a tutte le altre iniziative più popolari che realizza la Proloco. Tra l'altro ringrazio la Proloco, perché senza una Proloco di giovani molto bravi ed efficienti, un'amministrazione fatta di 6 o 7 persone che tra l'altro lavorano e lo fanno non a tempo libero, lo fanno con impegno, ma gli orari non sono sempre tanti, non riusciremo a fare una stagione che noi abbiamo molti eventi durante l'anno, no? Abbiamo iniziato con la bandiera trasparente, con l'inaugurazione del Parco Avventura, c'è una gara podistica oggi pomeriggio e domani in atto durante questa inaugurazione, che oggi stiamo inaugurando questa bella mostra fotografica. Questi portici di Via Roma sono un posto un po' bello perché ci sono delle mostre fotografiche da alcuni anni, e questa sulla croce del Sasso Simone, non dico che è un pretesto, però può essere un pretesto per parlare di questi due sassi che sono stati narrati da tanti autori, dall'Ancisi fino a Paolo Rumiz, lo scrittore viaggiatore che scrive su Repubblica, tra l'altro, è stato una notte lì sotto l'acqua.
Quindi la croce, che è un evento importante, quella di aver posizionato una croce così bella, così alta, così riconoscibile, è anche un pretesto per poter parlare di questo posto dove ci sono state fatte tante feste, tante iniziative goliardiche, religiose, di vario genere. E quindi noi con questa mostra fotografica che vedete abbiamo voluto documentare dal 1913 ad oggi tutta la storia attorno al Sasso Simone, che non riguarda solo il comune di Carpegna, è un posto importante per tutto il Montefeltro, Casilina compresa da dove viene Telegianna, che io ringrazio perché siete bravi e vi faccio in bocca al lupo. Grazie, Crepi, Casilina, non solo, tutto il territorio direi quasi nazionale, perché turisti che vengono dal nord, dal sud Italia, proprio per respirare la buona aria qua di Carpegna. E questa mostra è allestita in via Roma, sotto i portici, ricordiamo gli orari? Sì, gli orari sono tutte le sere, da questa sera, 3 agosto, fino al 18, ma probabilmente se ci sarà come tutti gli anni c'è sempre molto successo, quindi speriamo che quest'anno verrà prolungata, tutte le sere dalle ore 21 fino alle 23:30, e probabilmente poi anche delle aperture estemporanee durante il fine settimana, comunque alla sera, così c'è proprio l'aria quella proprio più fresca. Dopo l'aria buona di Carpegna. Quella che sarebbe da imbottigliare e regalare, perché non è che vogliamo soldi, però la possiamo anche regalare, capito? Abbiamo l'ambiente, l'aria, questa bandiera trasparente non è un gioco, l'abbiamo detto 3 volte, quindi è una cosa seria, con Matteo Ricci della provincia di Pesaro e Urbino, perché noi siamo nella provincia di Pesaro e Urbino, qualcuno c'è una grande tentazione di fuggire, noi vogliamo combattere da dentro nella regione Marche, nella provincia di Pesaro, poi non si sa che fine farà le province, ma da dentro per migliorare, per avere indubbiamente molta più attenzione, perché è vero, pare che quando criticano, è vero, gli enti sovracomunali devono avere più attenzione per questi posti dentro. Noi siamo proprio al confine, no? A 1 chilometro c'è l'Emilia Romagna e c'è la Toscana, cioè non è che puoi abbandonare un paese a livello sanitario, a livello sociale, quindi non è che uno si accoda, noi andiamo sempre a sbattere i pugni sul tavolo, ma non è che comandiamo, quindi cerchiamo di difendere l'entroterra. Però se no, se si spopola qui, scuole c'è sempre meno classi, e le poste vanno via, tutto via, il turismo cala, quindi bisogna, se c'è qualche risorsa in più bisogna darla a questi paesi qua, non le grandi al centro, parlo chiaro, non ad Ancona, a Pesaro, così, devono smettere, devono puntare sull'entroterra. Ecco, e nonostante i pochi fondi e tante iniziative quest'estate, sì, hanno allietato il paese di Carpegna, lo allieteranno, diamo qualche appuntamento. Sì, c'è stata la festa del prosciutto che nonostante un sabato difficile abbiamo avuto una domenica con un boom, quindi è stato bellissimo. E noi sabato eravamo presenti. Voi c'eravate presenti, il panino più lungo del mondo, 86 metri, quest'anno la Proloquo è sempre fondamentale. Poi ci sono tutte iniziative tutte le sere, tra musica, balli, poi ci sono cultura d'estate, che è un termine un po' pretenzioso, cultura d'estate, però è un percorso, è un piccolo festival, no? Ogni comune fa i suoi festival, noi abbiamo un piccolo festival che l'abbiamo chiamato di musica, parole e immagini, perché abbiamo iniziato con un concerto di cantautori italiani e di musica folk con del vino rosso, siamo stati benissimo, siamo andati via che eravamo tutti un po' smaltici, diciamo, però ci siamo divertiti, abbiamo sdrammatizzato le difficoltà politiche ed economiche del paese. Poi abbiamo fatto questa inaugurazione, poi adesso inizia un cartellone ogni 2-3 giorni, un concerto di musica lirica con due soprani, con due tenori, un soprano, una donna, una bellissima donna tra l'altro, come ho detto prima, e anche un pianista, nel giardino di mezzanotte, martedì alle ore 21:15, come i grandi, le grandi posti dove si fanno i concerti, quindi il conservatorio, la Scala, 21:15. Poi il venerdì una serata con Simone Paci, storia dell'arte, quindi l'arte medievale a Carpegna, professor Simone Paci, e poi chiudiamo con dell'inizio dell'escursione a Sasso Simone, alla ricerca delle piante medicinali con il dottor Mauro Cucci in onore del convegno sulle piante medicinali che facciamo a maggio, e poi tante altre iniziative fatte dalla Proloquo, quindi seguiamo tutte le iniziative di Carpegna, dove possiamo seguire? Puoi seguire sul sito internet del comune di Carpegna e sul sito della Proloquo di Carpegna, sul vostro telegiornale, perché adesso voi siete obbligati a pubblicizzare. E poi, dicevo prima, adesso noi abbiamo un'economia basata essenzialmente sul turismo, cioè non è che dobbiamo dimenticarci, qui le grandi imprese non ci sono, quindi noi adesso abbiamo un paese che si sta riempendo, vi invitiamo a venire, adesso non si può poi venire più a Carpegna un mese come una volta, no? O a Monte Grimano o a Villa Grande, però una settimana a Carpegna significa venire qui, da qui girare tutto il Montefeltro con delle escursioni guidate, andare a Urbino, andare a San Leo, che anche se è un'altra regione ormai non conta niente, rimane San Leo, e da Bigli, Pian di Veleto, Macerata Feta, Sasso Corvaro con la Rocca. Poi andiamo a vedere il Palazzo dei Principi di Carpegna, quindi ci sono delle escursioni in tutto il Montefeltro,
quindi si può dormire qui con l'aria buona e il prosciutto buono e poi fare un tour del Montefiore. Quindi così noi dobbiamo, siamo qui, dovete venirci a trovare, continuare, ma comunque noi siamo soddisfatti, noi abbiamo sulle 100.000 presenze all'anno, anche se alcune statistiche ufficiali non lo documentano, dopo c'è anche un po' che parliamo, qualcuno non segnala bene tutti gli ospiti. Poi nelle ultime statistiche sono arrivati fino a settembre, non sanno che noi da settembre a dicembre facciamo un'altra 10-15.000 presenze. Quindi la vogliamo, sono stato al Lago di Garda, ho chiesto informazioni, mi hanno detto che loro hanno 36 milioni di presenze, quindi io mi sono accovacciato, però noi abbiamo sulle 100.000 presenze, se ne abbiamo di più è meglio, però già è una buona base. Quindi non... venite a Carpegna. Venite a Carpegna, poi le istituzioni non devono dimenticarsi che noi siamo un paese turistico. Quindi grazie, allora grazie e facciamo buona estate a tutti. Buon divertimento.